Anche contro il Fomarco vige la regola del 4 per l'Accademia Borgomanero, che davanti a un nutrito pubblico, vista anche la presentazione di tutto il settore giovanile, è riuscita a vincere per 4-0 la quinta giornata di campionato e vola così in classifica a punteggio pieno. Partita mai in discussione, però sbloccata solo al 31esimo. Calcio di punizione dal limite di Valsesia, palla che scavalca la barriera e si stampa sulla traversa. Difesa del Fomarco ferma, il più lesto ad intervenire è Alessandro Antonioli, che di testa appoggia in rete. Al 37esimo, occasione per il rossoblu per raddoppiare. Secci, protagonista di giornata sulla sinistra, mette in mezzo una palla ribattuta dalla difesa che giunge sui piedi di Poletti. L'attaccante da due passi manda lato di un soffio. Al 42esimo il raddoppio, percussione di Poletti sulla destra, ingresso in area e conclusione, tiro ribattuto da Romani e raccolto dallo stesso Poletti che mette in mezzo per Secci, palla angolata che tocca il palo alla sinistra del portiere e si sacca. Nella ripresa ancora l'Accademia, protagonista all'ottavo sugli sviluppi di un calcio piazzato, batti e ribatti in aria, palla per Terzi che da buona posizione manda a lato di poco. All'11esimo il gol che chiude definitivamente l'incontro, veloce ripartenza gestita da Riccardo, poi che libera Secci al limite dell'area di rigore, controllo perfetto a saltare l'uomo e quindi il portiere e appoggio in rete. Il Fomarco si fa vedere al 17esimo della ripresa, lancio dalla destra di Girgenti per Marchetti, bellissimo controllo al volo che lo porta in area di rigore, il suo diagonale è parato a terra da Piras. Al 42esimo il quarto gol, angolo di Valsese, sfortunata deviazione di testa di Indiaie che insacca nella propria porta. Altro 4-0 per la squadra di mister Roberto Bonan, che lancia definitivamente un segnale al campionato.